Buongiorno dal TG 2000 Flash del mattino. In apertura il Medio Oriente. L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale Al-Shifa di Gaza durante la notte. Blitz con oltre 100 soldati e carri armati. Hamas, accusata di nascondere nella struttura il suo centro operativo, lancia un appello alla comunità internazionale. Salvate i pazienti, siamo pronti a ricevere ispezioni nell'ospedale. Prosegue la trattativa per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas. Biden parla con il premier israeliano Netanyahu e si dice ottimista su un accordo. Secondo i media statunitensi, il negoziato gestito dal Qatar è a buon punto e prevede uno scambio con prigionieri palestinesi. Avverrà nei pressi di San Francisco alle 10.45 ora locale, alle 19.45 in Italia, l'incontro fra Biden e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC, la cooperazione economica Asia-Pacifico. I temi del colloquio verteranno sui focolai di crisi nel mondo, dall'Ucraina a Gaza, ma soprattutto sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Nel conflitto russo-ucraino, Unione Europea e NATO rilanciano il sostegno militare a Kiev. Dobbiamo fornire addestramento e munizioni, dice la ministra della difesa olandese Ollongren, ma il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg ammette la situazione è difficile, missili russi nella notte nel Donetsk, un morto e due feriti. Oggi, mercoledì, come di consueto, Papa Francesco incontrerà fedeli e pellegrini provenienti da varie parti del mondo nell'udienza generale che potrete seguire in diretta su TV 2000 a partire dalle ore 9. Iniziativa di preghiera per la pace oggi pomeriggio ad Assisi, i vescovi riuniti nell'assemblea straordinaria della CEI. Dalle 17.45 si riuniranno per recitare il Vespro nella basilica inferiore, nella basilica di Santa Chiara, e al termine in processione si recheranno alla basilica inferiore di San Francesco per la celebrazione della messa presieduta dal cardinale Zuppi. Infine i presuri sosterranno in preghiera sulla tomba del santo. Duro scontro sullo sciopero di venerdì 17. È scattata la precettazione per il settore dei trasporti dopo un nuovo round con CGIL e UIL determinate a confermare lo sciopero generale contro la manovra del governo. Il vice premier Matteo Salvini è intervenuto riducendo lo stop da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. I due sindacati insorgono. La precettazione è un atto politico gravissimo, afferma il numero uno della CGIL, Maurizio Landini. Incidente mortale sul lavoro per una giovane di 26 anni a Pieve Soligo, uccisa da un macchinario che l'ha incastrata e schiacciata. Ma non si tratta dell'unico dramma sul lavoro che si è consumato ieri. Un operaio di 59 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente nel polo chimico di Ravenna. Continuano senza sosta le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due fidanzati 22enne di cui si sono perse le tracce dalla sera di domenica, quando un testimone ha sentito urla come quelle di un litigio e ha visto Filippo spintonare la ragazza nella sua auto. Ieri l'appello angosciato e congiunto dei genitori dei due giovani. Domani Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea in ingegneria. Si abbassa sempre di più l'età in cui si utilizza uno smartphone e il 30% dei bambini tra 6 e 10 anni lo usa tutti i giorni. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children Tempi Digitali, reso noto oggi in vista della giornata mondiale dell'infanzia. Accelera la transizione digitale nella scuola italiana, ma resta forte il divario per dotazioni e per accesso alla banda larga. Oltre 1200 persone migranti sono arrivate a Lampedusa in 26 ore. Solo nella notte sono stati più di 400 gli arrivi, che vanno ad aggiungersi agli 800 registrati nella giornata di ieri nel corso di 19 approdi, di cui 14 in sole 3 ore prima della mezzanotte. Già disposto un piano di trasferimenti per alleggerire la pressione sull'hotspot dell'isola.
Giuramento al Quirinale dei due nuovi giudici della Corte Costituzionale dinanzi al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si tratta di Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell'Università Cattolica e sottosegretario del Dicastero della Santa Sede per la Cultura e l'Educazione, poi Giovanni Pitruzzella, costituzionalista e avvocato. Operazione antidroga in corso questa mattina a Siracusa, 19 le ordinanze di custodia eseguite dai militari dell'arma. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di armi. Cresce in Islanda la paura e l'attesa per l'eruzione del vulcano, dichiarato lo stato di emergenza. Evacuata la cittadina di Grindavik a 50 km dalla capitale. E a rischio un'importante centrale elettrica, già danneggiati dal sollevamento del suolo, l'acquedotto e il sistema fognario. E chiudiamo con il tennis. Impresa dell'italiano Jannik Sinner, che a Torino ha battuto in 3 set il numero 1 del mondo Djokovic. Una vittoria memorabile che però ancora non vale il passaggio del turno. Domani l'incontro decisivo. Saremo a vedere. In bocca al lupo a Sinner. È tutto, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 12. Vi lascio alla Santa Messa e poi vi ricordo alle 9 l'udienza generale del Santo Padre. A più tardi, arrivederci.